sarà difficile, ma sarà come deve essere, a modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Ciao, bentornato o benvenuto. Io sono Roberta e questo è il mio canale che racconta della mia vita di donna, moglie e mamma. Anche oggi ci concentriamo sulla parte dedicata alla maternità. Infatti, in diretta dalla cameretta del mio bimbo, ecco un video che secondo me potrebbe essere davvero una chicca e molto molto interessante per chi, soprattutto per tutti quanti i genitori che si trovano ad affrontare, come nel mio caso, un secondo parto e quindi una seconda gravidanza, dove il pensiero indubbiamente, oltre ad essere rivolto al nuovo piccolino piccolina in arrivo, è sempre 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 volto anche ai nostri primogeniti. Quindi sia che sia 1, 2, 3, 10 i bimbi che lasceremo in casa durante il periodo di degenza che ci vedrà protagoniste insieme al secondo cucciolo in arrivo, quindi durante la fase del travaglio, del parto e quindi del ricovero ospedaliero, è logico ed è naturale e indubbio che la nostra mente sarà sempre rivolta anche agli altri nostri bimbi che stiamo lasciando in casa. Come arrivare sani di mente, quindi, e psicologicamente ed emotivamente soprattutto preparati ad affrontare anche questo ulteriore distacco che vedrà protagonisti noi, ma vedrà protagonisti soprattutto i bimbi che lasceremo e affideremo alle cure di altri, quindi di parenti, di amici, del papà, insomma di chiunque poi in quella situazione di emergenza, in quel preciso frangente, avrà a che fare con i nostri piccolini. Quindi è importantissimo, secondo me, per la sanità mentale della mamma giungere preparati anche da questo punto di vista. Si pensa sempre a quello che è il bagaglio da preparare per la neomamma e per il nuovo bimbo bimba che arriverà, ma non si pensa mai a quella che è invece l'organizzazione di chi resta in casa nostra oppure deve necessariamente trasferirsi dai nonni, dagli zii e così via. Proprio per arrivare sufficientemente tranquilli e sereni anche da questo punto di vista, vi consiglio di preparare per tempo un piccolo bagaglio anche per i bimbi di cui si dovranno occupare necessariamente tutti quanti gli altri. Chiaramente questo è proprio il video giusto per voi e quindi dedicato a questa particolare occasione e ricorrenza. Per essere tranquilli, quindi a livello mentale, che i nostri bimbi, che già vivranno uno sconvolgimento familiare non indifferente, che potranno ritrovarsi ad affrontare un distacco ed una novità a cui magari non sono mai stati abituati o non sono mai stati esposti, è necessario che noi mamme mettiamo il nostro piccolo tocco. Quindi, piuttosto che poi trovarsi nella situazione di emergenza assoluta in cui nell'immediato si deve pensare anche ai nostri piccolini che lasceremo in casa, magari dando indicazioni agli altri e lasciando che questi magari cerchino tra i nostri cassetti, non sappiano di preciso quali sono i gusti dei nostri bimbi riguardo magari a momenti delicati e che possono invece dar sicurezza e continuità anche al di fuori della casa, e cerchiamo quindi di ricreare quella routine
che di solito fa parte della vita dei nostri bimbi, preparando un piccolo bagaglio che magari includa il loro pigiamino preferito, piuttosto che il loro libro della buonanotte, il loro peluche del cuore e così via, in modo tale che possano sentire il meno possibile chiaramente il distacco da casa, dalle proprie abitudini, ma soprattutto dalla persona più importante o perlomeno della loro vita, e cioè la loro mamma. Quindi è importante questo genere di preparazione anche a livello emotivo e psicologico per i nostri bimbi, visto e considerato che comunque si ritroveranno ad affrontare delle giornate molto particolari, e da lì poi cambierà assolutamente tutto quanto, insomma, il contorno e il contesto familiare. Si ritornerà, quando si ritornerà in casa, più cresciuti e più arricchiti, sia per l'esperienza magari vissuta fuori di casa da parte dei bimbi più grandi, ma anche e soprattutto per il nuovo nucleo familiare che si verrà a formare e creare. Io penso che questa possa essere la soluzione migliore, soprattutto anche per noi mamme, le quali siamo sempre molto ansiose nei confronti dei nostri primogeniti o comunque dei bimbi in generale che lasciamo in casa. C'è sempre questo velato e latente senso di colpa nei loro confronti. Anche per noi il distacco sarà duro e sarà difficoltoso, e quindi pensare che loro siano assolutamente in buone mani, che abbiano a disposizione tutto quello che solitamente utilizzano o che gli possa servire, credo che sia anche una grande iniezione di serotonina pure per le mamme, le quali così cercheranno di placare anche questo genere di ansie. E la prima cosa che vi consiglio, oltre alla preparazione quindi di un bagaglio d'emergenza anche per i bimbi che verranno affidati alla cura di terze persone, quindi che possono essere nonni, zii, amici e così via, quindi a chi abbiamo pensato in quel momento di lasciare appunto i nostri bimbi durante quei momenti e quegli attimi di panico che in realtà non sapremo mai di preciso quando avvengono. Quindi la natura anche in questo ci sorprende sempre. La prima cosa che vi consiglio è quella di preparare delle deleghe, se i vostri bimbi sono soliti frequentare la scuola, così come corsi anche di sport, di lingue, eccetera eccetera, quindi tutte quelle che sono le attività che solitamente svolgono i nostri bimbi e che nell'eventualità necessitano della urgenza immediata di essere magari presi e prelevati dalle persone che si occuperanno di loro. Quindi qualora noi ci trovassimo a dover scorrere, scappare durante l'orario scolastico dei nostri bimbi, piuttosto che durante una loro attività che svolgono nel pomeriggio, eccetera, ricordatevi di distribuire sempre tantissime deleghe a tutte quante le persone di cui voi vi fidate e a cui potete fare riferimento in un momento, in una situazione delicata e di bisogno. Successivamente lasciate detto anche ai vostri cari quale sarà il posto e luogo dove riporrete questo bagaglio d'emergenza con dentro tutte quante le cosine dei vostri bimbi. Questo video infatti sarà proprio dedicato a questo. Vi rimando inoltre nel box delle informazioni anche a tutta quanta la playlist dedicata quindi alla preparazione del nido, dei bagagli, divisi tutti quanti per categorie, in modo tale che possiate cliccare su quello che vi interessa maggiormente, oppure se avete tempo e voglia di guardarli tutti quanti. Mi auguro quindi che questo video possa esservi utile, possa tenervi compagnia e possa essere soprattutto un modo
per placare le vostre ansie e gestire al meglio chiaramente una situazione che da una parte è bellissima e super emozionante, ma dall'altra parte mette sempre un po' di ansia ed anche, mettiamoci dentro, un pizzico di preoccupazione e di malinconia. Vi mando un grande bacio e vi lascio al video con il contenuto del bagaglio dedicato ai nostri bimbi più grandi. Ciao! Ed eccoci qui giunti alla visione vera e propria di quello che sarà il bagaglio che io riporrò in un angolo della casa, esattamente al pari di quelle che sono le valigie e i bagagli che porterò quindi per la mia degenza ospedaliera. Anche invece per il mio bimbo, in modo tale che possa essere alla portata di tutti quelli a cui appunto io comunicherò luogo, posto, eccetera, e che si andranno chiaramente necessariamente ad occupare del mio bimbo più grande mentre che io sarò assente. Io per quanto riguarda il suo bagaglio, come sempre, sono andata ad utilizzare il mitico e fantastico bagaglio Cabin Max. Questo non è altro che un bagaglio solitamente indicato per i viaggi in aereo e quindi comunque per essere funzionale ed essere rappresentativo riguardo ai bagagli a mano, e che può tranquillamente contenere tutto quanto necessario per una assenza da casa che va insomma dalle 24-48 ma anche più giorni, 24-48 ore ma anche più giorni, perché grazie alla sua organizzazione, la sua capienza, l'infinità di tasche presenti all'interno, se organizzato in modo sapiente, può davvero contenere il mondo. Questo solitamente è anche la tipologia di bagaglio che io preparo sempre per il mio bambino quando ci rechiamo in vacanza. Quindi ho avuto modo di testare che se organizzato sapientemente all'interno può essere può andarci tranquillamente il contenuto anche di biancheria, ma non solo, a sufficienza, fino addirittura a una settimana e anche qualcosa in più di degenza fuori di casa. Quindi questa è una tipologia di bagaglio a mano morbida, quindi con cerniera, ed in particolar modo ha due diverse prese, quindi può essere utilizzato tranquillamente come un borsoncino con la sua tracolla, o esiste anche nella variante a zaino e quindi che può essere tranquillamente portata in spalla. Questo ritengo essere un bagaglio utilissimo e fondamentale per chiunque abbia delle necessità da genitore di avere la gestione delle braccia e delle mani libere per poter appunto aiutarsi con i bimbi, eventualmente spingere un passeggino piuttosto che, quindi quando si viaggia in generale ovviamente, o gestire per mano la presa di un bimbo e così via. Sono dei bagagli davvero, oltre che essere funzionali, super 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 comodi, che possono tranquillamente una volta finito il loro utilizzo essere riposti occupando davvero pochissimo spazio, possono essere lavati in lavatrice, hanno dei costi assolutamente contenuti, quindi io posso veramente soltanto che straconsigliarveli, proprio perché non è la prima volta che mi rivolgo a questo marchio. Io posseggo anche dei trolley classici
piuttosto che un altro zaino e bagaglio altrettanto simile, appunto con la conformazione a zaino, anche proprio che ho sempre utilizzato per me. Quindi nel momento in cui sono andata a scegliere quello che poteva essere un bagaglio che sarebbe diventato solo ed esclusivamente del mio bambino, non ho avuto assolutamente dubbi nel riacquistare un bagaglio Cabin Max. Ma passiamo adesso a quello che è il mero contenuto e la varia suddivisione di quello che è il bagaglio appunto del mio primogenito e quindi qualora ci fosse la necessità ed il bisogno che trascorra lontano da casa e presso i nonni o i parenti e così via che in generale si occuperanno di lui in modo tale che possa mantenere per quanto possibile una routine ed una stabilità data dal fatto che comunque soltanto la conoscenza di una mamma dei propri bimbi possa essere davvero mirata nel selezionare praticamente tutto quanto possa essere utile. Allora, passiamo alla composizione della valigia. La valigia ha intanto una prima tasca più piccolina esterna, dove io non ho messo nulla a livello di contenuto all'interno. Successivamente nel retro invece abbiamo un'altra tasca che contiene le due bretelle che trasformano nell'eventualità e all'occorrenza il bagaglio agganciando qui sotto con delle cinghie assolutamente regolabili e quindi trasformando la tipologia da borsone a zaino, ma in questo caso a noi non serve in questo formato e in questa tipologia. Dopodiché vado a sfibbiare quelle che sono praticamente le cinghie che bloccano l'apertura delle altre due restanti cerniere. Una prima cerniera, infatti, che è questa qui, la più esterna e quindi la prima oltre la tasca, io sono andata a riporre quello che è quindi nel vano solitamente dedicato anche al portacomputer piuttosto che in generale a tutti quanti i dispositivi elettronici. Sono andata a riporre i giochi che potrebbero far comodo aver dietro e comunque dare una sorta di aria di casa al mio bimbo e quindi sono andata ad inserire all'interno per esempio un piccolo zainetto contenente tutto quanto l'occorrente per la giocare con la plastilina, quindi il classico zainetto della Didò. Come vedete poi all'interno quindi c'è un'organizzazione pazzesca a livello di divisori di tutto quanto infatti solitamente è di pertinenza che può essere utilizzato e può servire per anche la sistemazione di cavetti e quant'altro. Poi sono andata a riporre in delle bustine di Ikea dei giochi che hanno praticamente dei pezzetti più piccoli e quindi selezionati perlomeno per tipologia, quindi ho messo dentro per esempio un gioco con le fettine di torta da poter essere tagliata, quindi doppio gioco perché prevede sia l'incastro che anche una manualità con l'utilizzo del coltello. Poi sono andata a mettere all'interno anche un'altra bustina contenente dei piccoli puzzle, tutti diversi, con gli animali della fattoria. Due libri che solitamente sono tra i suoi preferiti, soprattutto prima della nanna, e che possano attraverso la loro trama dare anche sicurezza e stabilità, soprattutto lontano da casa, lontano dagli affetti più cari, lontano soprattutto dalla mamma e dal papà. E che
possano insomma ricordargli quelli che solitamente sono lo spirito e la morale che noi abbiamo sempre cercato di trasmettere al nostro bambino. I due testi sono Ti voglio bene anche se e Dai faccio io, che invece spinge all'autonomia e al essere coraggioso nell'affrontare delle nuove azioni da solo, mentre Ti voglio bene anche se è una trama meravigliosa proprio sull'amore paterno e materno che non smetterà mai di esistere, di essere presente per la vita dei nostri bimbi, indipendentemente da qualsiasi situazione si affronti nella vita. Quindi due cose che rimandano anche tanto al significato di preparazione anche a livello emotivo e psicologica che stiamo facendo in questo momento, vista e considerata appunto lo sconvolgimento intero familiare che porterà all'arrivo per forza di cose di una nuova vita. Dopodiché, nelle tre tasche sono andata ad inserire un piccolo Lego da montare, ma che all'occorrenza è anche un gioco motorio, quindi una piccola moto che a lui piace tanto montare ed utilizzare, una piccola confezione di costruzioni magnetiche, un astuccio contenente dei colori. Dopodiché, in edicola, ho acquistato un album da colorare con degli stickers, eccetera, in modo tale che comunque il mio bimbo possa avere anche un oggetto nuovo da scoprire, da reinventare, da colorare, un'attività da fare anche con chi si occuperà di lui nel frattempo, e con tanti regalini e giochini ulteriormente all'interno. Infatti c'è una lavagnetta, c'è un piccolo memory e così via. Quindi una sorta di libro attività, il classico formato per così dire busta sorpresa, che possa essere anche un piccolo dono, una piccola novità da riscoprire durante queste giornate. Apriamo invece adesso il secondo scomparto, quindi dotato di cerniera, quello più grande, che come potete vedere è davvero il ripiano del contenuto effettivo del nostro bagaglio. Allora, il bagaglio da questa parte è fornito chiaramente della cerniera elastica, che garantisce quindi il rimanere in forma praticamente di tutti quanti gli oggetti contenuti all'interno. Io non sono andata a mettere e riporre la biancheria direttamente ripiegata e divisa all'interno quindi del bagaglio, ma l'ho riposta dentro dei contenitori. Perché questo? Perché esattamente come ho fatto per quanto riguarda il mio bagaglio e quello della futura bimba, preparando in netto e largo anticipo questi bagagli proprio per prevenire qualsiasi tipologia di entità d'emergenza da dover affrontare, mi sembrava la cosa migliore per mantenere quanto più pulita e in ordine la biancheria. Quindi piuttosto che metterla, ripeto, direttamente sul vano della valigia, anche e soprattutto per una questione di igiene, mi è sembrato opportuno, esattamente come faccio anche durante la preparazione delle valigie per le vacanze, per i viaggi che andiamo a fare, all'interno di questi organizzatori da viaggio, organizer, ecco, per così dire. Nella parte superiore invece sono andata a mettere delle cose che non riguardano l'abbigliamento. Per esempio, in una bustina sigillata sono andata a riporre un paio di pantofoline,
un pacchetto di salviette detergenti, di quelle da utilizzare quando non si ha a disposizione l'acqua, in modo tale che comunque qualora il bimbo si ritrovi anche a dover andare a passeggio, per esempio, con chi si occuperà di lui, avranno anche a disposizione un pacco di salviette per poter detergere e pulire ad esempio le manine, la bocca, magari si va alla villa, si va a prendere un gelato e così via, e quindi le salviette possono sempre far comodo. Poi ho messo il suo Dudu dalla nascita, quello che lui utilizza, è il peluche, quindi con cui dorme, e che andrà a ricordargli davvero quella che è l'aria di casa, quindi indipendentemente dal lettino dove si troverà a dormire, avrà a disposizione comunque la continuità con il suo pupazzo del cuore, che gli farà compagnia. Poi sono andata a mettere il suo piccolo beauty case, quello che ho utilizzato sin dalla sua nascita, che portai anche in clinica quando appunto ho partorito, con dentro tutto quanto il contenuto necessario per la cura della sua persona, dove al di fuori, perché non c'entrava dentro, sono andata a mettere anche un detergente, che è quello che utilizziamo solitamente per lui, quindi molto delicato, che acquisto da Eurospin del marchio Hello Baby. Ed è un detergente delicato con estratto di avena sativa da agricoltura biologica, dermatologicamente testato su pelle sensibile, ed è in particolar modo adatto per mani e sederino. Quindi, quale che sia la dimora poi alla fine dove dovrà recarsi giustamente il mio bimbo, quindi a casa dei nonni piuttosto che degli zii e così via, chiaramente avrà comunque a disposizione il suo personale detergente, sia per l'igiene intima, ma in generale io questo qui insomma lo utilizzo, visto e considerato che va benissimo per delle parti del corpo molto sensibili, anche per tutto quanto il resto del corpo. Quindi anche per bagnetti e così via. All'interno del suo beauty case sono andata a riporre una cremina per il culetto, perché non si sa mai, il mio bimbo è spannolinato totalmente ormai da diversi mesi, però magari qualche irritazione può sempre capitare a livello intimo, quindi basta semplicemente anche mangiare un po' di cioccolata in più, eccetera eccetera. Quindi una crema per il culetto, uno spazzolino nuovo con il relativo dentifricio, un termometro, in questo caso digitale e quindi a cui lui è perfettamente abituato e di cui non ha particolare paura, uno spray per il nasino, le sue forbicine, delle fialette di soluzione fisiologica, perché non si sa mai, sappiamo che si utilizzano per molteplici usi, quindi dalla pulizia del nasino a qualsiasi altra cosa, quindi sempre meglio averle dietro, con il relativo tappuccio in silicone che va a proteggere quindi il nasino, la sua colonia, un burro di cacao, perché gli piace metterlo e indossarlo e in generale lo aiuta soprattutto in un periodo di freddo, una spazzola per i capelli, la sua personale spazzola per i capelli, e un pacchettino di salviettine disinfettanti, mille usi, quindi che possono essere utili qualora il bimbo si faccia male o altro. Ed inoltre una confezione di PrEP che è perfetta, è una crema dermoprotettiva che va benissimo in caso di irritazioni, come per esempio, ed è calmante, lenitire, very in fresca,
importante in caso, per esempio, da arrossamenti da sole, da vento, da screpolature, punture d'insetto, quindi diciamo un rimedio blando per quelle che potrebbero essere le cose a cui si incorre nel quotidiano praticamente, e quindi si vanno ad affrontare senza mettere quindi in difficoltà chi si occupa solitamente del bimbo nell'eventualmente reperire determinata oggettistica relativa alla prima infanzia. Dopodiché ho inserito sempre al di sopra, quindi di tutto quanto il resto, un cappellino in cotone, proprio perché comunque non si sa mai e può sempre assolutamente essere utile. Dopodiché, come vi dicevo, ho utilizzato i contenitori che sono proprio di pertinenza sempre del mio bambino e che ho acquistato sin da quando è nato e che sono sempre stati suoi, che non sono altro che degli appunto organizer da viaggio. A me questi qui piacciono tantissimo, sono di tante varie dimensioni. Io in particolar modo ho selezionato ed entrano alla perfezione all'interno del nostro bagaglio queste tre misure, dove una delle caratteristiche che mi piace maggiormente praticamente di questi organizer, oltre ad essere in tessuto impermeabile, idrorrepellente, quindi perfetti anche per conservare nell'eventualità poi dopo e riporre la biancheria sporca e così via, posseggono una cerniera proprio diciamo sulla parte frontale dell'organizer con la retina, dove io sono solita andare a mettere, come vedete, dei semplicissimi fogli che vado a ritagliare, quindi dei fogli A4 che vado a ritagliare, dove io vado a scrivere il contenuto che c'è all'interno di ogni organizer. Per esempio, questo è il caso in cui ho scritto accappatoio più asciugamani, tanto che infatti all'interno sono andata a riporre gli asciugamani e le lavette, quindi del mio bimbo, e il suo accappatoio, in modo tale che il bambino abbia le sue anche la sua biancheria assolutamente personalizzata, e che non c'è dubbio che si possa confondere anche con le altre persone che abitano la casa, perché sono delle cose personalizzate che ho ricamato, ho fatto ricamare per lui con il nome. Quindi lui anche, sono delle cose che conosce, che riconosce, che solitamente ha sempre utilizzato anche per l'asilo e così via, e quindi va a colpo sicuro e aiuta anche la sua indipendenza. Dopodiché in un altro contenitore organizer ho messo i pigiami, ma sul retro, perché questo è un contenitore doppio che possiede una doppia apertura, sono andata a mettere l'intimo, le calze e le calze antiscivolo. Quindi nella parte davanti, frontale, avremo pigiamini, ne ho messi dentro tre, e poi sulla parte del retro, invece, nella tasca sotto, sono andata a mettere un'altra bustina con mutandine e calzini, le calzine antiscivolo ed anche un paio di ciabattine chiuse, o comunque di scarpine che lui solitamente è abituato ad indossare in casa, con anche magari appunto al di sotto le calzine antiscivolo. Dopodiché, nell'ultimo organizer, andiamo a trovare i completi, quindi completi di abbigliamento per poter uscire, quindi pantaloni e maglioni specificato. Dopodiché vado ad aprire
anche questo come scomparto e all'interno ho posto al di sopra di tutto, all'interno di questo contenitore, sono andata ad inserire 4 magliette a manica lunga. Quindi avviandoci ad un periodo in cui ci sarà un tempo pressappoco ballerino, quindi come quello appunto della primavera, dove ci possono essere delle bellissime giornate di sole che richiedono magari la semplice maglietta a manica lunga, piuttosto che la felpina, piuttosto che il maglioncino, ho cercato comunque di mettere un abbigliamento vario che possa, che possa essere utile anche per una vestizione, per esempio a strati e quindi a cipolla. Dopodiché ho già messo quindi in ordine di pertinenza e dei completini selezionati con per esempio appunto jeans in questo caso e maglioncino, piuttosto che un altro completo fatto da pantalone con la righina, quindi tipo gessato e il relativo maglioncino, un altro completino ancora con un pantalone blu e un maglioncino in lana leggera con le sfumature del verde e del grigio, quindi in modo tale che comunque tutto quanto possa essere anche combinato pure diversamente tra di loro. E poi sono andata ad inserire anche lateralmente 2 tute, quindi fatte da pantalone e felpina. Il video termina qui, come sempre spero che possa esservi stato d'aiuto, utile e da spunto. Fatemi sapere se anche voi avete organizzato e preparato un bagaglio simile per i vostri bimbi più grandi o comunque per i bimbi che lascerete a casa durante il periodo che vi vedrà appunto protagoniste per i vostri secondi parti, secondi, terzi, quarti e così via, oppure qual è stata la vostra organizzazione familiare nel dettaglio, quali sono state le previsioni che avete fatto per poter placare anche le vostre ansie, i vostri sensi di colpa ed il distacco dai vostri bimbi. Lasciatemi, se vi fa piacere, un pollice in su e aiutate il mio canale a crescere. Io vi mando un bacio e alla prossima! Ciao! Sarà difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me, e nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere. Sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere.